Ve lo ricordate l'Aprilia SR? Beh, quelli della mia generazione avrebbero fatto carte false per accaparrarsene uno. Adesso l'Aprilia SR è tornato, anche se è molto diverso rispetto a prima, e si chiama SR GT. Ce l'abbiamo qui in due declinazioni, lo scooter Urban Adventure di Noale. Questo è il 125 e questo il 200. E siamo qui in Liguria, per la precisione a Rapallo, per scoprire com'è fatto e come va. Beh, allora... Il design è sportivo, moderno e le luci sono full LED, ma quelle che sono le caratteristiche che balzano subito a colpo d'occhio sono l'altezza da terra superiore rispetto alla media degli scooter GT, così come le gomme semitassellate e le sospensioni ad ampia escursione. A rendere l'SR un po' più moto e un po' meno scooter ci pensano anche, come da tradizione del gruppo Piaggio, un vistoso tunnel centrale al posto della pedana piatta e il portatarga posizionato poco sopra la ruota posteriore. Le differenze tra 125 e 200 dal punto di vista estetico praticamente non ci sono, gli scooter sono due gocce d'acqua, ma dal punto di vista tecnico ovviamente qualcosa passa tra i due. In primo luogo naturalmente il motore, sul 200 c'è una nuova unità da 174 centimetri cubi, il 125 invece è ereditato dal Piaggio Medley che tutti conosciamo. Altre differenze a livello tecnico riguardano l'impianto frenante, o meglio il funzionamento dell'impianto frenante, col sistema combinato sulla versione 125, mentre sulla versione 200 c'è l'ABS, ma lo ricordiamo è un solo canale, quindi funziona solamente sulla ruota anteriore. Ma conosciamoli meglio questi motori iGet. Il 125 eroga 11 kW e 15 cavalli a 8750 giri minuto e 12 Nm a 6500 giri. Il nuovo motore 200, derivato dall'unità 125, che vede crescere la cilindrata fino a 174 cm3, eroga invece 13 kW e 17,7 cavalli di potenza a 8500 giri, mentre i Nm sono 16,5 a 7000 giri. SR GT è dotato anche di sistema start and stop, che arresta il motore quando si è fermi, a tutto vantaggio dei consumi di carburante, col serbatoio che è da 9 litri. Sia su SR GT 125 che su 200 troviamo due dischi, da 260 mm davanti e da 220 mm dietro, con disegno a margherita sui 200 e sul 125 Sport, mentre il disco è tradizionale al posteriore sulla versione 125 standard. E proseguiamo con una carrellata di dati tecnici relativi alla ciclistica, col telaio nuovo a doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza e le sospensioni che sono Showa, una forcella da 33 mm di diametro all'anteriore con escursione 122 mm, mentre al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori a doppio effetto e molla elicoidale, l'escursione è di 102 mm, regolabile nel precarico su 5 posizioni. I cerchi sono in lega leggera, da 14 all'anteriore e da 13 al posteriore, con pneumatici 110/80 e 130/70. Il peso dell'Aprilia SR GT con serbatoio pieno è di 144 kg per la versione 125 e di 148 kg per la versione 200. Partiamo dalla posizione in sella, che è piuttosto comoda con il busto eretto, e la particolarità in realtà è legata più che altro al manubrio, che rispetto a uno scooter si differenzia in quanto prelevato, diciamo, dal mondo delle moto, in un certo senso dal mondo delle naked, piuttosto basso e largo. Dal punto di vista della sella, quota 799 mm da terra, beh, non ci sono particolari difficoltà per chi come me è alto intorno al 1,80 m a toccare in terra con i piedi. Ma chi è un po' più in basso, e magari penso anche al pubblico femminile, beh, forse avrà la necessità di portarsi un po' più in avanti per toccare con facilità. Il manubrio di derivazione motociclistica, insomma, è l'altro pezzo forte di questo SR GT e configura una posizione di guida comoda, a tutto vantaggio del controllo del mezzo, ma anche attiva e coinvolgente, certamente molto più di quel che ci si aspetterebbe da uno scooter che porta la sigla GT nel nome. La strumentazione, composta da un grosso display LCD bianco e nero, racchiude tutte le informazioni del caso. Conta chilometri, conta giri, un indicatore di temperatura dell'acqua, del carburante, la temperatura dell'aria esterna, consumo istantaneo e medio e anche velocità massima raggiunta.
In condizioni di luce normale è ben leggibile e lo comando tramite un pratico pulsante sul blocchetto sinistro, ma con la luce alta alle mie spalle diventa davvero difficile da consultare. Parlando di motori, quello che mi ha sorpreso è il funzionamento di questi due monocilindrici. Il 125, come avevamo detto, ereditato dal Piaggio Medley, si comporta molto bene, ha prestazioni piuttosto buone, senza strafare. Il 200 in questo senso è invece più performante e mi ha stupito proprio per la sua schiena. Quello che mi è piaciuto su entrambe le unità, però, è il loro funzionamento silenzioso, praticamente senza alcun tipo di vibrazioni o di rumori meccanici. Sin dai primi metri l'SRGT tiene fede alle promesse. I 144 kg col pieno del 125 e i 148 del 200 non si avvertono particolarmente e lo scooter si muove agile. Quando viene il momento di frenare, però, sono gioie e dolori, passatemi il termine forte. In realtà l'impianto dell'SR si comporta molto bene quanto a potenza e modulabilità e non ho da recriminargli niente. L'assenza del sistema antibloccaggio sul 125 e l'ABS a un canale sul 200, che vigila solo sulla ruota anteriore, l'ho ritenuta però una scelta un po' forzata. Visto il segmento di appartenenza e la tipologia di scooter destinata ai neofiti, insomma, mi sarei aspettato l'ABS a due canali su entrambe le versioni. E ho apprezzato molto anche il funzionamento del sistema start and stop, che spegne il motore quando siamo fermi da 1 a 5 secondi. Ed è mai invasivo, mai fastidioso e aiuta peraltro a consumare meno carburante. Durante la pausa pranzo familiarizzo anche con il vano sottosella che si apre tramite una pressione sul tasto di fianco alla chiave di avviamento nel retroscudo. Il vano è di medie dimensioni, 25 litri, e c'è posto per intenderci per un casco jet e un antipioggia. Nella parte sinistra del retroscudo c'è poi un altro piccolissimo vano e al suo interno trova spazio alla presa USB per la ricarica dello smartphone. Insomma, l'Aprilia SRGT ha il carattere da urban adventure? Beh, le sospensioni escursione maggiorata si sentono e assorbono bene un po' tutte le buche senza scomporsi troppo, anche se avrei chiesto una sella più imbottita per filtrare meglio le asperità. Più che uno scooter da off-road, come d'altra parte vogliono le intenzioni di Aprilia, si tratta di un bel compromesso per affrontare le strade disastrate delle nostre città, muovendosi con agilità tra le macchine, saltando sui dossi e scendendo con disinvoltura dai marciapiedi, ma, perché no, affrontando anche la strada bianca della casa di campagna. L'indole da GT l'ho avvertita a tratti, ma certamente più adatto di altri a vestirsi davvero viaggiatori. E vi racconto come. L'Aprilia SRGT è disponibile tra l'altro con una ricca gamma di accessori. Qui abbiamo infatti le due versioni a confronto, quella con il cupolino maggiorato, ma ci sono anche il bauletto in alluminio da 33 litri, le protezioni, i faretti fendinebbia, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. L'Aprilia SRGT 125 e 200 è già disponibile nella versione standard, diciamo. La Sport, che è caratterizzata da livree ancora più aggressive, come ci ha abituato ormai la casa di Noale da tempo, sarà disponibile molto molto presto. L'Aprilia SRGT attacca il mercato al prezzo di 3.990 euro, con la versione naturalmente 125. Per la Sport ne servono 100 in più. L'Aprilia SRGT 200 invece dovrete considerare un esborso di 4.190 euro, che diventano 4.290 per la versione Sport. E ora tocca a voi farmi sapere cosa pensate del nuovo Aprilia SRGT. Come al solito, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per non perdere i nostri prossimi video e di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ma soprattutto, come sempre, sul nostro sito www.motorbox.com. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao! Oh.
We'll be right back.